L'altro giorno mi è arrivato un altro pacchetto da Level Up e per essere meglio specifici questo è lo Starter Box. La scorsa volta avevo scelto un gusto che mi aveva attratto subito dall'ingrediente principale, ovvero il mango. Questa volta il gusto sarà qualcosa di più stellare. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata, sempre crossover fra Unboxing e Assaggiamo. Come ho detto, mi è arrivato quest'altro pacchetto da Level Up. Unfair Don't Care. Mix your own flavor with Level Up Gaming Boosters. D'accordo, vediamo allora che cosa c'è dentro questo starter box. L'altra volta avevo preso il mango kush insieme al mixer verde. Questa volta dentro questa scatola troviamo non solo il mio nuovo mixer che è trasparente bianco e arancione, ma troviamo anche 10 sample, ovvero 10 gusti di prova, più il gusto Galaxy Edition. Il gusto Galaxy Edition è un misto fra acai, blueberry e melograno. Devo dire tutti i gusti che apprezzo, soprattutto il blueberry e il melograno. Inoltre ora abbiamo due di questi mixer, quindi se uno fosse a lavare o semplicemente avessi qualcuno con cui condividere queste bevande, ora posso condividerli in armonia. Mentre per i gusti di prova abbiamo ancora il blueberry cocos, appunto le blueberry di prima e il cocco, il sour gummy worms, il gusto vermetti frizzanti, sembra interessante questo, ancora il triple green, ovvero lime, kiwi e mela verde, il nuclear edition che abbiamo provato anche la volta scorsa e devo essere sincero, non sono sicuro se mi aveva convinto o meno questo, quindi riprovarlo mi fa piacere, di nuovo lo strawberry kiwi, il watermelon wave, il pink e il blue crush ed infine l'ice tea peach e il jungle juice. Questo sembra molto tropicale, ma non siamo qui per provare le bustine piccine picciò, siamo qui per provare quello grosso. Questo devo essere sincero, fin dall'inizio mi aveva attirato per il gusto, ma poi avevo visto quello al mango e ho perso la testa. Quindi direi di non perderci oltre, apriamolo, ecco fatto, svitiamolo. Già si sente l'odore attraverso la pellicola. Alziamo la suddetta pellicola. Ok, l'odore è molto più forte rispetto a quello del mango e sembra già dall'odore molto 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 più dolce. Prendiamo la palettina che è nascosta sotto la polvere. Ah, tra l'altro la palettina è diversa rispetto a quella che c'era nel mango. Prendiamo il nostro vecchio mixer perché non mi va di sporcare subito quello nuovo e prendiamo una porzione di Level Up e gliela buttiamo dentro. Piccolo trucco che mi sento di condividere con voi perché sto provando questa bibita da un po' di tempo è non versare subito tutta l'acqua in un colpo solo, ma versarne un pochino, mischiare subito per non far fare i grumi in fondo e poi mettere il resto dell'acqua. Già l'odore è veramente molto molto buono. Mettiamo il tappino nero, mettiamo il tappo grosso e diamo una grossa shakerata. Ed ecco pronto il nostro Galaxy Edition. Ok, l'odore è quasi frizzante, devo essere sincero, però è molto molto dolce. Assaggiamolo. Ha quella punta quasi acida, ma leggerissima, che non è fastidiosa, anzi, nell'insieme dolce e questa punta di acido è molto piacevole. E il gusto rispecchia totalmente l'odore, cosa che effettivamente quello del mango mi aveva sorpreso totalmente che il gusto e l'odore fossero diversi e mi piaceva, anzi, assolutamente, mi piace ancora adesso, ma questo in particolare, sia qui l'odore è identico. Meno male che questo non posso berlo allora. Come sempre ricordo che Level Up è una bibita energetica, quindi il sovradosaggio è sconsigliato. Consigliano ovviamente di massimo una porzione, ovvero un cucchiaino solo al giorno. E se ovviamente volete un gusto meno forte, molto meno di un cucchiaio. Devo essere sincero, questo starter box è stato più che piacevole. Non solo perché la confezione che c'è all'interno ha un gusto veramente fantastico, ma anche perché i 10 assaggi che ci sono molto vari fra di loro. E sì, se ve lo chiedete ogni volta, questa cosa la faccio apposta. Quindi prima di salutarci direi di aspettare un altro giorno per provare assieme un altro gusto.
Come avevo detto, un altro giorno è passato. Direi di provare magari un gusto che non ho provato le altre volte. E fra quelli che non ho provato l'altra volta abbiamo questi 5. Mettiamoli in ordine casuale. 1, 2, 3, 4, 5. Alexa, scegli un numero da 1 a 5. Ecco un numero tra 1 e 5. 2. Perfetto. Che è esattamente quello che volevo provare. Brava! Il Sour Gummy Worm. Effettivamente era quello che più mi ispirava dei 5. Apriamo la nostra tanica, apriamo la nostra bustina e la buttiamo dentro. Dio mio! Quell'effetto frizzante mi è passato dritto nel naso. Ah! Il frizzante mi frizza il naso. Apriamo l'acqua e mescoliamo il tutto. Non posso piegarlo per ovvie ragioni, ma il colorito azzurro è inaspettato. Effettivamente richiama molto quello della bustina. Chiudiamo e diamo una bella shakerata. Ecco fatto. Apriamolo. A livello di odore è leggermente diverso da quando era in polvere. Proviamo il sapore. Allora, è inaspettatamente veramente come i vermetti quelli zuccherati. Sembra quasi frizzante, ti giuro. E non è frizzante questa roba. È incredibile che hanno riprodotto addirittura quel sapore. Quella punta di acido insieme a quel gusto intenso del dolce. È incredibile. Anche questo secondo giro di level up è stato, devo dire, sorprendente. Il Galaxy Edition, devo essere sincero, è un gusto che mi è piaciuto, devo dire, particolarmente. Non peraltro già l'avevo puntato. E tutti questi assaggini extra ti danno anche un minimo di scelta extra, ma soprattutto ti danno già un assaggio di quello che potresti comprare. Ricordo ancora che questo video non è stato sponsorizzato. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Se avete qualche gusto che vi è piaciuto particolarmente di questo tipo di prodotto, ditemelo pure. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.